Bravi, bravi, bravi. Ma diciamo che perdere oggi sarebbe stato veramente il colmo. O almeno non vincere, perché detta tra di noi, perdere oggi dopo che l'Inter stravince a Empoli, dopo che qualcuno tra Juventus a questo punto e Napoli farà punti, a questo punto c'è a puntare sul Napoli, Roma, Atalanta, qualcuno farà punti, è stato fondamentale vincere oggi. Non la miglior partita, però diciamo la miglior partita in campionato da Milan-Atalanta in poi e tolta Napoli-Milan, ok? Mettiamola così. Perché se dobbiamo confrontarla con prestazioni come Salernitana, Empoli, Bologna, Fiorentina, Udinese, questa è una partita del Milan storico praticamente. Più che Milan la vince Leao, la vince anche una discreta solidità difensiva che però ogni tanto tende a avere delle amnesie abbastanza gravi, come sul palo di, come si chiama, banda musicale, banda coso lì, che da un metro stampa la palla sul palo di testa, un errore che io penso che non rivedrò più nella storia del calcio, però quello, diciamo, fosse entrato saremmo raccontando un'altra cosa. È vero che si mangiano tanti con loro quanti ce ne mangiamo noi. Alla fine Milan col 70% di possesso palla con qualche occasione in più l'ha giustamente portata a casa. Allora, io non voglio essere polemico, non voglio dici vinci ti lamenti degli arbitri, no. Io quando parlo di arbitri faccio degli appunti, dei piccoli appunti. E un piccolo appunto è quello che Chiffi stasera, io non so se ha visto la partita in bianco e nero, perché facciamo finta che due rigori non ci siano, perché alla fine erano molto dubbi. Però, palese che i falli vanno fischiati. Io posso capire che un fallo non ti determina una partita, a parte in casi rari. Però se Leao sta chiudendo una triangolazione, Baschi rotto, Baschi aggiustato, come si chiama, ti prende e ti trascina giù, tu fischi fallo. Che sia 1-0, che sia 2-0, che sia 3-0, che sia 8-0, tu fischi fallo. Che poi il Milan avrebbe battuto la punizione, l'avrebbe mandata al terzo anello, ci saremmo incazzati, lo stadio avrebbe fatto nuuuu, sarebbero piovuti i fischi, era ovvio. Però tu tanto fischiala quella punizione, fischiala. Stessa cosa Leao poi quando parte per il piede, sempre Baschirotto da terra, ma era anche piuttosto violenta, non fischia. Palla di là, Tonali fa un contrasto di gioco e gli viene fischiato il fallo. Vabbè, non ci siamo entrati gli arbitri quando si vince, però questo era un piccolo appunto, cioè ho voluto chiarire una cosa, solo quello, perdonatemi. Back to us. Senza Leao il Milan non l'avrebbe vinta, sicuro. Però è anche vero che si vince in 11, non si vince in 1. Perché comunque per il gol di Leao c'è stato un gran cross, un bellissimo cross di Tonali. Il gol del 2-0 c'è stato un grandissimo recupero di palla in difesa, poi lui ha fatto il 90% di tutte e due le cose. Quando parte non lo fermi, meno male che finché c'è lui un po' il culo parato ce l'abbiamo. Mi sono piaciuti in campo praticamente tutti, tranne tre. Oggi boccio Messias, perché a un metro non aggancia il pallone, rallenta l'azione, sempre in ritardo, si fa anticipare, chiudo il capitolo. Boccio signor Kalulu, perché oggi Kalulu ha fatto una partita obbrobriosa, si è fatto anticipare da Banda su quel famoso palo, tante sviste difensive, Banda l'ha mandato a tappeto 3 volte, e boccio, come terzo, ovviamente, non sono lasciato per ultimo perché era ovvio, Rebic. Cioè, io non so come fa un giocatore come lui a guadagnare 4,5 milioni all'anno. Cioè, io seriamente andrei a giocare al posto suo e guadagnerei, cioè, chiederei meno soldi perché a questo punto se Rebic non facesse niente, sarebbe comunque più utile di quello che già fa.
ovvero meno di nulla, perché Rebic, ragazzi, ha giocato 90 minuti, non ha agganciato una palla sotto porta, non ha saltato un uomo, non ha fatto nulla, non ha fatto niente in 94, anzi, quasi 100 minuti, non ha fatto niente Rebic oggi. Dall'altra parte, Maignan poco impegnato, Kier un mostro, Tomori ha giocato bene, a parte una disattenzione finale, Hernandez oggi non gli si può dire niente, tanto meno a Krunic, tanto meno a Tonali, per meno assolutamente dei migliori in campo Krunic, non gli si può dire niente a Leao, perché è entrato dopo, vabbè, anche per Mietz ha fatto una partita abbastanza buona, Origi e De Ketelaere lasciano lo spazio che trovano, perché c'è veramente lo spazio che trovano. Milan meritava di vincere, assolutamente meritava di vincere, meritava la vittoria, se l'è cercata, perché, ripeto, una sconfitta oggi avrebbe... È vero che comunque ti dice la Champions League tutto quanto, però ammetto che una sconfitta oggi avrebbe fatto male, perché avrebbe fatto male. Avrebbe fatto molto male, considerato che in campionato ultimamente abbiamo giocato malissimo, perché abbiamo giocato... Fiorentina 0 punti. Salernitana un punto, Empoli 0 punti, Udinese 0 punti, Bologna un punto, Napoli 3 punti. 5 punti, ragazzi, sono veramente pochi. Per fortuna si aggiungono i 3 di oggi, poi c'è Roma-Milan e lì dico Roma-Milan, a parte che voi non combinate un patatrack, non vincere ci sta. Non vincere a Roma con la Roma che è in semifinale di Europa League, ci può stare. Detto questo, ragazzi, non ho altre cose da dire stasera. Vi dico che ci vediamo con la live action domattina, se non ho problemi a montarlo il video, lo vedete domattina. Piccola cosa, prima di vederci per Roma-Milan, ci vedremo per qualcos'altro, e ve lo anticipo domani. Ciao a tutti, sempre Forza Milan.